Oggi con me Carlo Vallotto, esperto di materie prime e metalli preziosi, e con lui cercheremo di capire quello che è successo con l'oro dopo l'ultimo crollo registrato. Lascia a te le spiegazioni. Grazie Rossana, sì, e diamo subito la voce ai grafici, insomma, vediamo subito i grafici che proprio nella giornata di ieri abbiamo visto come c'è stato questo crollo partito ancora nella giornata precedente di mercoledì, dove appunto la rottura della media mobile a 200 periodi, molto utilizzata dai trader istituzionali, insomma, da questo punto di vista, la perdita di 1836 ha innescato diciamo una reazione a catena molto violenta, dove l'oro è andato a perdere proprio tutti quei livelli molto importanti, 1800, anche a livello psicologico, di prezzo, fino ad arrivare addirittura al livello di supporto 1770. Da di lì, un po' nel finale della settimana, sta cercando di rimbalzare, come diciamo normalmente i mercati fanno, cioè tendenzialmente dopo un crollo abbastanza intenso riprendono vigore. La settimana chiude negativamente, quindi insomma la situazione sull'oro rimane ancora all'interno di questo percorso ribassista. Lo vediamo insomma qui dallo scorso agosto, dove aveva raggiunto i 2070 dollari per oncia, rimane sempre all'interno di questo trend ribassista. Quindi ecco, grande attenzione, a scatenare questo ribasso molto forte sono state le parole della Federal Reserve, dove si è, diciamo, anticipato un possibile rialzo dei tassi di interesse, del costo del denaro. Insomma, una Fed, come abbiamo già, insomma, sentito, molto, molto, molto forte, insomma, da questo punto di vista. Tuttavia, ecco, ricordiamo che l'aspetto fondamentale sarebbe anche abbastanza favorevole per quanto riguarda loro, poiché naturalmente ci sono delle condizioni ancora macroeconomiche piuttosto difficili. In ogni caso, vedremo insomma come e se tiene il valore di 1770, punto e punto chiave per quanto riguarda il metallo prezioso. Perfetto Carlo, ti ringrazio per le informazioni, con te rimando l'appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, buon trading a tutti.